subito dopo gli interventi dei nostri portavoce delle commissioni per fare una chiusura su un discorso sui media e il digital divide. In pratica noi facciamo una trasmissione web che fa su un sito che si chiama hrnlive.it. È capitato recentemente appunto di sentire Giulietto Chiesa che chiedeva al Movimento 5 Stelle di fare comunità insieme, soprattutto sul campo dell'informazione. Abbiamo sentito il desiderio di confrontarci e anche di sentire, appunto qui c'è anche Massimo Mazzucco che è del sito luogocomune.net, per parlare appunto dei media, dell'informazione generalista, ma soprattutto invece del digital divide, cioè di noi che siamo la comunità anche del web, che si informa, che cerca le fonti e che cerca di farsi una sua idea di cittadinanza digitale. Quindi io inizierei questo incontro semplicemente con un giro di interventi, giusto per rinfrescarci la memoria su cosa è il digital divide, e poi su questo parliamo degli esempi in Italia e sulla comunicazione, sull'informazione che arriva, sugli eventi che stanno succedendo nel mondo, e quindi su questa differenza che abbiamo tra l'informazione che ci viene data dalle televisioni e dai giornali e la vera informazione che possiamo andare a cercarci noi, a fare le nostre valutazioni quando siamo invece informati dalla rete. Allora, prima volevo chiedere a Massimo Mazzucco che cos'è il digital divide e in Italia il digital divide, insomma, come si rappresenta. Buonasera a tutti. Per chi non lo sapesse, velocemente, io sono il rompiscatole che ha fatto un paio di film sull'11 settembre facendo proprio quei film, un altro di questi film l'ha fatto Giulietto Chiesa, chiamato intitolato Zero. Facendo questi film ci siamo resi conto immediatamente, mettendoli in rete, proprio della divisione. Avvicino? Ok. Facendo questi film ci siamo resi conto immediatamente della differenza che si crea fra coloro che seguono l'informazione in internet e quelli che non la seguono. Nel nostro esempio classico, chiaramente, nel momento in cui una persona vedeva uno dei nostri film sull'11 settembre, immediatamente, diciamo, se non era del tutto convinto che si trattasse di un inside job, se non altro sapeva che era legittimo porsi dei dubbi. Mentre le persone che non frequentano internet, che non sono abituate ad avere la loro informazione dalla rete, seguono solamente l'informazione mainstream e quindi rimangono al di là di questa barriera. Digital divide, semplicemente in inglese vuol dire barriera digitale, ed è quella che separa appunto le persone, che è una barriera purtroppo sempre più profonda, purtroppo e per fortuna da un certo punto di vista, perché moltissimi rimangono indietro e diventa sempre più difficile raggiungerli, per fortuna perché la parte di qua, la parte di persone che si informano in rete è sempre maggiore, quindi c'è la possibilità di un vero scambio di informazioni. Questo è un discorso molto generico, poi se ci saranno domande parleremo anche più nel dettaglio. Intanto restituisco la linea a Giulietto Chiesa. Io so, vorrei fare una proposta stasera, però prima di arrivare a questa proposta, che so che qualcheduno prenderà un po' provocatoriamente, vorrei spiegarvi che cosa penso io. Invece che chiamarlo digital divide, lo chiamerei intellectual divide, perché in realtà noi tutti, anche voi, mi dispiace, siamo stati da 50 anni, 45 anni, sottoposti a un gigantesco bombardamento che ci ha un po' tutti istupiditi. Gigantesco, perché se voi fate un po' di calcoli e guardate il palinsesto di un qualunque canale televisivo, italiano, straniero, non importa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uguale, scoprirete con qualche stupore che l'informazione dentro un palinsesto televisivo non copre neanche il 5%. Che cosa è il restante? Fatevi questa domanda. Che cosa è il restante 95-96%? Si chiama intrattenimento e pubblicità. E questo 95-96% è molto più importante delle informazioni dei telegiornali. La battaglia non si è mica combattuta sul 5%, si è combattuta sul 95%. E coloro che hanno in mano le televisioni badano solo al 95%, che costa un sacco di soldi. Perché? È perché è con questo 95% che si è cambiata la testa nostra e dei nostri figli, non con l'informazione. Questo è un punto chiaro, secondo me. Perché? Perché in questo momento 40 milioni di italiani guardano la televisione, ci piaccia o non ci piaccia. Questo è il primo punto. Allora io dico, il Movimento 5 Stelle
il 25% dei voti, 9 milioni di elettori. E io mi pongo questa domanda: perché il Movimento 5 Stelle non raccoglie i 40 milioni che ha messo da parte giustamente per fare una televisione nazionale che li costringerebbe a difendersi tutti i giorni? Perché vedete, per lanciare un canale televisivo ci vuole un sacco di soldi. Se la frequenza non sai qual è, il pubblico ti deve trovare, ma in questo caso questa televisione in un colpo solo avrebbe 9 milioni di spettatori potenziali e potrebbe dire delle cose che nessuno ha mai ascoltato, e non solo in termini di informazione, potrebbe fare intrattenimento, potrebbe far divertire la gente, potrebbe giocare sui sentimenti come loro stanno giocando coi sentimenti. Io non vorrei fare una televisione come quella dei nostri avversari, voglio fare un'altra televisione, vorrei fare un'altra televisione, non ne ho i mezzi, ma credo che noi possiamo avere la forza tutti insieme di mettere in campo un'altra comunicazione, non solo un'altra informazione. Si può? È pieno, guardate, io sono un giornalista e so benissimo quello che voi pensate della categoria dei giornalisti, che fa schifo. Ovviamente, io ogni tanto quando mi dicono sei un giornalista mi vergogno un tantino, però vi posso dire una cosa, che è pieno nelle redazioni dei giornali, anche dei giornali che cacciano in continuazione fango sul Movimento 5 Stelle, che raccontano bugie e ne raccontano su di voi come le hanno raccontate sulla guerra di Ucraina, come le hanno raccontate sull'ISIS, come le raccontano su tutti i fronti. Eppure nei giornali e nelle televisioni è pieno di gente che ne ha fin sopra la testa, che non può dire quello che pensa, che non può fare niente di interessante, che si vergogna del mestiere che fa. Allora, una televisione come queste potrebbe diventare uno strumento potente nelle mani del popolo italiano, non nelle mani del Movimento 5 Stelle, nelle mani del popolo italiano che deve costruirsi una difesa. Ultimo punto, perché io sono un po' andato un po' fuori il digital divide, però vorrei dirvelo. Noi abbiamo una guerra che sta cominciando, è una grande guerra. Non una piccola guerra, non una crisi locale. Guardate l'Ucraina 1, guardate il Medio Oriente 2, adesso guardate Hong Kong, la Cina 3 e fra poco sarà l'Iran 4. Noi siamo nel pieno di un inizio di una grande guerra. Io la chiamo la terza guerra mondiale. Si può dissentire, però ritengo che il pericolo sia altissimo. Bene, non abbiamo il tempo. Senza questo strumento non avremo il tempo di parlare a milioni di persone per dirgli difendetevi, cominciate a difendervi. E la prima cosa per difendere, io la propongo subito, ve la propongo come uno dei temi del futuro, ragionateci sopra. La prima cosa da dire, l'Italia deve stare fuori da questa guerra, l'Italia deve diventare neutrale e uscire dalla NATO domani. Porre questa questione è una questione vitale per i nostri figli e questa questione io sono molto contento di sentire i vostri applausi perché sono convinto che questo applauso sarebbe anche una grande iniziativa del Movimento 5 Stelle perché si porterebbe dietro milioni di italiani. Io sono convinto che ci sono milioni di italiani in grado di capire questa parola d'ordine e quindi vi chiedo, fate quello che potete perché questa parola d'ordine diventi la parola d'ordine di una grande parte del popolo italiano. Grazie. Allora Massimo, invece tu prima ci stavi raccontando i passaggi dell'internet. 10 anni fa tu hai iniziato con il tuo sito e potevi solo pubblicare degli articoli e poi è successo che è arrivato YouTube ed è possibile quindi immediatamente caricare, no, quello che produci in un canale YouTube. Quindi raccontaci questo passaggio e poi questo che è diventato il digital divide in Italia. Prima di tutto vorrei dire un'ultima cosa, la televisione di cui parla Giulietto non esiste ancora, però esiste già un canale che è fatto da lui che si chiama Pandora.tv che ha tutte le prerogative per diventare un giorno quella televisione, ormai fanno quotidianamente informazione, io stesso per sapere cosa è successo corro a vedere il suo sito, me ne vergogno un po', lo ammetto. Ed è comunque è il seme di un'iniziativa, ovviamente non è niente di grandioso, fanno quello che possono, sono eroici rispetto ai mezzi che hanno per il prodotto che danno, perché io conosco bene la televisione, so cosa vuol dire mettere in onda
10 minuti puliti di informazioni ogni giorno vuol dire lavorare 24 ore almeno 10 persone per mettere quei 10 minuti. Tutti pensano che 10 minuti vengano fuori così. Io sconosco bene, l'ho conosciuto nel passato, le redazioni delle varie trasmissioni televisive, sia in italiane sia quando vivevo negli Stati Uniti, e vivono costantemente con l'angoscia di decidere che cosa mettiamo in onda. Comunque questo è un discorso che magari facciamo un attimo dopo. Rispetto al digital divide, prima parlavamo di una cosa che in effetti è molto significativa. Io ho iniziato 10 anni fa a occuparmi di internet, io vivevo negli Stati Uniti, ho vissuto l'11 settembre come tutti alla televisione e da quel pomeriggio ovviamente per me non è stata più la stessa cosa. Ho cominciato a informarmi, ho visto che in Italia non c'era nessun sito, mentre in America nel 2002-2003 venivano fuori già dei siti che cominciavano a mettere in dubbio la versione ufficiale, in Italia non c'era ancora niente. Ho cominciato a mandare articoli ai primi siti italiani che esistevano e poi alla fine ho fatto il mio, è diventato quello che è diventato, e sulla ricerca sull'11 settembre noi abbiamo costruito 10 anni di lavoro. Ma ricordo per esempio che quando feci il mio primo montaggio sul famoso aereo del Pentagono, feci il primo montaggio di quello che poi sarebbe diventato il capitolo di un film che molti magari di voi hanno visto, che si chiama Inganno Globale, non sapevo dove metterlo, cioè io faccio regista di mestiere, quindi me lo sono fatto il mio montaggio, ma poi non sapevo come farlo vedere. E mi sono messo a cercare in rete, ho trovato un signore che si chiama Rodrigo Vergara, che aveva Arguiris.tv, il quale gentilmente mi ha ospitato, perché io sul mio sito non potevo mettere un video, perché la banda che avevo non era sufficiente. Quindi ancora nel 2004-2005 eravamo in un'era preistorica rispetto ad oggi, fino a quando non è arrivato YouTube, nulla di quello che stiamo vedendo oggi sarebbe stato pensabile, non solo possibile. Quindi rendiamoci conto che siamo di fronte ad un'accelerazione ben difficile da apprezzare di quello che sta succedendo. La curva d'accelerazione della curva dell'informazione nella storia dell'umanità è una cosa incredibile. Fino al 1500 non c'erano neanche la stampa dei libri, esistevano solamente 18 libri copiati a mano dagli amanuensi. Poi venne l'invenzione della stampa, che fu la prima grande rivoluzione della comunicazione. Abbiamo dovuto aspettare 500 anni per vedere la seconda grande rivoluzione, che è stata radio e televisione il secolo scorso. Ma fino ad allora si trattava sempre comunque di mezzi di comunicazione verticali, top down, dall'alto verso il basso, dove c'era qualcuno che decideva cosa gli altri devono sentire e gli altri che potevano solo ascoltare. Internet, che è la terza grande rivoluzione, permette finalmente di dialogare in orizzontale, cioè tu dici A, io dico B, e tu, la persona che legge, decide se C o A o B, e quindi siamo veramente tutti alla pari. Questa situazione ci ha imposto anche di diventare estremamente precisi sulla ricerca delle fonti. Voi non avete idea della quantità di palle che vi raccontano Quark e Super Quark, i padre e figlio Angela, perché loro non hanno nessun modo di, nessuno che li contesti. Io ogni tanto ci provo, quando vedo una caterva di stupidaggini troppo grossa, faccio un piccolo video dove prendo quello che loro hanno detto e lo faccio vedere. Ma comunque sia, ora siamo arrivati finalmente a una fase nella quale si può comunicare in modo orizzontale direttamente fra tutti, quindi quello che lui dice è molto meno lontano di quello che può sembrare oggi, proprio perché stiamo vivendo nella fase più acuta della curva, nella fase più acuta dell'accelerazione della comunicazione. Questo però non significa che possiamo stare lì a casa e aspettare che questo succeda. Quindi è anche questa curva sarà tanto più veloce quanto più ciascuno di noi si darà da fare per cercare di tirare dentro quelli che sono rimasti dall'altra parte della barriera, e almeno quella parte che può essere più sensibile, che può essere anche più prona magari ad accettare certi discorsi, cercare di tirarli di qua, di farli entrare nella rete, di dargli accesso a informazioni diverse, perché più persone passano da questa parte della barriera e più veloce sarà il completamento della curva. Allora Giulietto, ti volevo chiedere un esempio. Volevi fare una domanda, la puoi fare subito? Sì. Buonasera, vorrei fare una domanda a lei su un argomento che divide molto l'opinione pubblica, è quello delle scie chimiche. Cioè, alcune persone, è un argomento molto complesso, molte persone dicono, a chiunque supporti questa tesi delle scie chimiche, sono dei complottisti, non hanno alcuna credibilità. Io credo che lei però una credibilità la può avere, quindi se mi dà... Io, come dire, sono con Massimo, siamo ormai 13 anni che siamo bersagliati da tutti quelli che parlano di complotto. Normalmente complotto è, diciamo così, complottista è uno che fa i complotti, non è uno che li studia. Noi li studiamo i complotti, cerchiamo di spiegarli.
il complotto più grande che ci hanno spiegato è stata la versione ufficiale dell'11 settembre. Tutti quelli, e Mazzucco lo sa, tutti quelli che abbiamo incontrato in questi anni e che ci hanno dato dei complottisti non sanno nulla di ciò di cui si sta discutendo, perché ogni volta che si va nel merito... La spina! Complotto! Sì, ma stava facendo un intervento. C'è? No. Mancata proprio la luce, ragazzi. Ah, è saltato, si è sentito saltare, tipo. È saltato. Proviamo? Proviamo? Un po' si sente. Chi è che urla? Dani, avvicinati, se no non prendi l'auto. Dobbiamo parlare senza più microfono, gentilmente, megafono. Se fate piano, ci aiutate a farci capire. Facciamo grazie. Come Leni sulla Piazza Rossa, che parlava senza microfono. Allora, per chi mi può sentire, ovviamente la questione... La parola complottista. Chi vicino sente gli altri magari. Megafono. Noi siamo vicini. Megafono. Andiamo a cercare un megafono. Mentre lo cercate io parlo. L'epiteto complottista serve semplicemente per chiudere la discussione. Cioè per impedirti di parlare. Cioè ti mettono un'etichetta prima ancora che tu hai argomentato. È quello che succede regolarmente. Non ci si può fare niente, perché chi è che controlla questi talk show? A proposito, tutti i talk show sono un teatro, come forse voi molti di voi hanno capito. Non c'è un solo talk show che sia una vera discussione, sono tutti spettacoli, dove c'è un conduttore che è il conduttore del programma, poi c'è un secondo regista che è il regista delle immagini. Eccolo, piano piano. Bravo. Salta pure il megafono, è complotto. Ah, allora è complotto veramente, scusa. Pure il megafono. Sente? Sì. Allora, dicevo, vi sarete accorti che non ci sono talk show dove si discute. I talk show sono degli spettacoli. Dove c'è non un regista solo, ce ne sono due di registi. Uno è quello che conduce la trasmissione, l'altro è quello che tiene d'occhio le telecamere. Per cui voi state dicendo una cosa intelligente, ma lui fa vedere uno che ride mentre voi dite la cosa intelligente, quindi quello che avete detto sparisce dalla circolazione. E così via. Quindi io sono abituato, Massimo è abituato, sappiamo come funziona. Sappiamo anche che però noi abbiamo studiato le cose. E le cose sono, come dire, imbattibili. Per esempio, scie chimiche o geoingegneria. Sul fatto che esistano le scie chimiche o geoingegneria non ci piove. È evidente che ci sono. Fate la prova domani, alzate gli occhi al cielo, se il cielo non è nuvoloso. Oggi è stato pieno. O vedrete le loro conseguenze. Io l'ho fatto decine di volte. Esiste una documentazione impressionante che ci dice che qualcuno sta gettando nell'atmosfera qualche cosa. Esattamente che cosa? Esattamente che cosa noi non lo sappiamo ancora. Ma due o tre cose sappiamo. Alluminio, bario, stronzio. Lo sappiamo, ormai l'hanno ammesso. Dicevo, sì, perfetto. Prossimamente. Dicevo, che cosa si sta mettendo nell'atmosfera? Non lo sappiamo ancora con precisione. Sappiamo che ci stanno mettendo dei metalli di varia composizione chimica. A che cosa servono? Non lo sappiamo ancora. Ma sappiamo una cosa ormai, che si tratta di un programma militare. Esatto. Che è stato previsto dallo scienziato famoso americano Edward Teller, uno dei padroni, o meglio, dei creatori della bomba atomica americana. Teller lo disse all'inizio degli anni 90, bisogna
creare una barriera nell'atmosfera